Ventimiglia e Como si ferma ai due confini italiani la speranza di migliaia di migranti che cercano di raggiungere il nord Europa. Il ministro Alfano assicura che Ventimiglia non sarà la nostra Calais, ma intanto la situazione in Liguria al confine italo-svizzero rimane molto delicata tra tensioni e assistenza sanitaria. Referendum e legge elettorale, due fronti che continuano a dividere il PD. Arrivato poco fa il via libera della Cassazione al referendum sulla riforma costituzionale. Le date probabili, quelle del 20 o del 27 novembre, la minoranza Dem sarebbe pronta a cedere sul sì in cambio di alcune modifiche all'Italicum. Servono i numeri del Parlamento, replica la ministra Boschi, mentre il Movimento 5 Stelle attacca. Vogliono farlo contro di noi. Rapporti sempre più tesi tra l'Europa e la Turchia sull'ipotesi dell'introduzione della pena di morte avallata dal presidente Erdogan. I politici ascolteranno la volontà del popolo e io, se sarà chiesta la pena di morte come in altri paesi del mondo, la approverò. Così, parlando davanti ad 1 milione di persone, il presidente, che sul tema migranti, dice all'Unione Europea: impossibile un accordo se le nostre richieste vengono ignorate. In Pakistan almeno 93 i morti, oltre 60 i feriti in un attacco suicida a un ospedale civile della città di Quetta. Secondo i media locali un'esplosione si è verificata dopo l'uccisione del presidente dell'Ordine degli Avvocati, la cui salma era stata portata nello stesso ospedale. Dopo l'attentato alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco dentro la struttura, colpendo anche giornalisti e avvocati riuniti sul posto. Domenica trionfale per l'Italia a Giochi di Rio. Gli atleti azzurri conquistano 5 medaglie, 2 ori con il judoka Basile e fiorettista Garozzo, 2 argenti con Cagnotto Dall'Apè nei tuffi e la Giuffrida ancora nel judo, ed un bronzo con la ciclista Longo Borghini. E adesso l'Italia è quarta nel medagliere. Ne parleremo in TG Cronache. Sempre nello sport, per il calcio, clamorosa rottura tra l'Inter e Mancini, panchina l'olandese De Boer. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Resta sempre molto alta la tensione a Ventimiglia, al confine con la Francia, tra gli attivisti No Borders, che oggi hanno voluto incontrare i giornalisti per spiegare le loro ragioni, e la polizia. Dunque, nel giorno questo avviene, nel giorno in cui sul posto c'è anche il capo della polizia Gabrielli, che si è recato a Genova, dove prestava servizio l'agente che è rimasto ucciso nei giorni scorsi a causa di un attacco cardiaco che è avvenuto poco prima degli scontri con i manifestanti. Intanto a Mentone le autorità francesi, che hanno respinto tutti quei migranti che appunto avevano passato il confine riportandoli con dei pullman a Ventimiglia, dicono che non bisogna sottovalutare la possibilità che tra i rifugiati si nascondano dei possibili terroristi, e dicono di aver arrestato un uomo nei giorni scorsi che definiscono un radicalizzato. Il capo della polizia Gabrielli in Liguria per le condoglianze ai parenti dell'agente morto in servizio a Ventimiglia e per una stretta sulla sicurezza, mentre a Genova si discute in prefettura dell'emergenza migranti. Il giorno dopo la manifestazione annullata dai No Borders e gli arresti di 6 attivisti, la regione fa i conti ancora col caso Ventimiglia. Una polveriera pronta a saltare in aria se non verrà affrontata, perché la tensione c'è e la questione è ancora tutta aperta. Al vertice a Genova sulla gestione dei profughi c'era il governatore della Liguria Giovanni Toti e i sindaci delle città più coinvolte. Ha partecipato anche il primo cittadino di Ventimiglia, dove sono giorni sempre più difficili. Il centro di accoglienza, la periferia nord della città che scoppia, il tentativo dei migranti di superare il confine anche via mare, la morte 2 giorni fa per un infarto dell'agente Diego Turra in servizio mentre la polizia inseguiva i manifestanti in un'operazione di sgombero. E poi il presidio di ieri. I No Borders hanno annullato il corteo previsto per non finire, hanno detto, nel trappolone della polizia, ma ci sono comunque stati 6 arresti e il sequestro di mazze e coltelli. E nella cittadina ligure il presidio di forze dell'ordine è di 100 agenti al giorno. Sta per arrivare anche il reparto mobile di Torino, mentre quello di Genova andrà a presidiare il cantiere della TAV per evitare le tensioni dopo la morte dell'agente. Ci vuole il pugno duro, ha ribadito il governatore della Liguria Toti. Al governo chiediamo un impegno straordinario per Ventimiglia, che è diventata la punta dell'iceberg di un problema che non si riesce a risolvere a livello nazionale.
Nelle stesse ore il capo della polizia era in caserma a Bolzaneto, dove ha incontrato i colleghi dell'agente Turra morto in servizio. Poi Gabrielli in elicottero si è spostato a Sanremo per visitare la camera ardente del poliziotto e incontrare la vedova e le due figlie. Finirà la sua giornata in questura Imperia, dove farà il punto sulla situazione. A Ventimiglia, nel centro d'accoglienza gestito dalla Croce Rossa, è capace di contenere 360 migranti, ce ne sono quasi 500 e i volontari hanno parlato di giornate in cui si servono anche 800 pasti. La frontiera con la Francia non diventerà un'altra Calais, ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano in un'intervista su Repubblica. Lo si deve al fatto, ha aggiunto il ministro, che a Ventimiglia abbiamo realizzato controlli ferroviari e non solo, in grado di ridurre anziché incrementare il flusso dei migranti. Sul confine di Ventimiglia ci giochiamo l'Europa, ha concluso Alfano. È drammatica in quest'ora la situazione di 470 migranti che sono stati respinti dalle autorità svizzere a Chiasso e che adesso sono accampati nella stazione di Como. Tra loro ci sono anche circa 200 minorenni, bambini e ragazzi che spesso non sono accompagnati da un adulto. C'è ancora qualcuno che dorme alle 10 in stazione San Giovanni a Como. Le panchine dell'attesa, ma anche il portico all'ingresso e tutto il parco circostante, ormai da un mese, fanno da alloggio e riparo per quei migranti bloccati alla frontiera svizzera e rimandati indietro. Il confine, a 4 km di distanza, che gli immigrati cercano di raggiungere a piedi o in treno, è inaccessibile. Eppure il flusso di arrivi non si arresta, con la logica conseguenza di un numero di migranti accampati che cresce di giorno in giorno. Nell'ultima settimana 50 nuovi arrivi al giorno fino ad arrivare alle 450 persone presenti oggi, molti bambini. Sono eritrei, etiopi e somali che vogliono proseguire verso nord, transitanti, sono quindi fuori dai circuiti di assistenza dedicati ai richiedenti asilo. Asladin, a 19 anni, viaggia con la moglie, ha lasciato l'Etiopia perché sarebbe stato arrestato, forse ucciso, per ragioni politiche. Ha già tentato di andare in Svizzera, ma è stato rimandato indietro, spera in una soluzione. Cosa farà se non riuscirà a passare? I don't know. Non lo so, dice, forse rimarrò in Italia. La città di Como, che ospita già 750 migranti in attesa dello status di rifugiato, si sta attrezzando per fronteggiare anche questa emergenza, ma non può fare da sola, dice il sindaco, che chiede un intervento da Roma. Mi aspetto ovviamente un supporto nell'accoglienza per far fronte alla situazione che c'è. Mi aspetto anche una lettura e, se possibile, una regolazione degli spostamenti all'interno del nostro paese. Andrebbe in qualche modo anche regolato l'afflusso dagli altri centri, perché certamente queste persone non arrivano direttamente a Como, ma probabilmente percorrono tutta l'Italia. Per il momento sono stati allestiti servizi igienici mobili e un presidio sanitario in stazione, 40 posti letto, intende, della Croce Rossa, e altri 20 posti nella parrocchia di Sant'Agata per donne e bambini soprattutto, ma più di 300 persone continueranno per il momento a dormire per strada. Ora apriamo la pagina politica, perché poco fa la Cassazione ha confermato l'ammissibilità del referendum costituzionale, che a questo punto si farà con ogni probabilità alla fine del mese di novembre, ed è rispetto a questo voto popolare che gira tutta la discussione e la polemica politica di questi giorni. Con una settimana di anticipo rispetto al termine ultimo, la Corte di Cassazione ha ammesso il referendum consultivo sulla riforma costituzionale. Trascorsi 10 giorni per eventuali ricorsi, il governo avrà tempo 2 mesi per fissare la data, probabilmente il 20 o il 27 novembre, dopo che almeno un ramo del Parlamento avrà approvato la legge di bilancio, così come vuole il presidente Mattarella. Dunque si preannuncia un autunno caldissimo, con i due fronti del sì e del no già nel pieno delle polemiche. Le tensioni rischiano di creare spaccature soprattutto all'interno del PD, dove la minoranza Dem si fa ogni giorno più agguerrita, decisa a ricevere dal Premier segnali concreti e non promesse per cambiare la legge elettorale, così da compensare gli squilibri della riforma costituzionale. Se Renzi non porterà avanti iniziative sostanziali già da settembre, il no al referendum sarà scontato, avverte la minoranza.
Un opt-out che non piace ai vertici del Partito Democratico, che criticano quei parlamentari, fra i quali ci sono Speranza, Cuperlo e Bersani, che in aula hanno votato sì alla riforma costituzionale e adesso invece sostengono il no, usando come argomento la legge elettorale. L'obiettivo e opinione di molti renziani è che sia tutta una manovra per mettere all'angolo il Premier, anche se Gianni Cuperlo rassicura: non cerchiamo la crisi di governo, in caso di sconfitta al referendum Renzi non dovrebbe dimettersi. I vertici Dem, comunque, in nome dell'unità del partito, si dicono disponibili a modificare l'Italicum, purché in accordo con le opposizioni. Per cambiarlo occorre trovare una maggioranza su una legge alternativa e per farlo in Parlamento servono i numeri, spiega il ministro per le riforme Maria Elena Boschi. Numeri però che non ci sono. Lo vogliono cambiare contro di noi, l'Italicum non si tocca, avverte dai 5 Stelle Roberto Fico, e anche da Forza Italia arriva la bocciatura. È impossibile cambiare la legge elettorale perché non esiste maggioranza su altre ipotesi, taglia corto Gianfranco Rotondi, si potrà solo correggere in base ai rilievi della Corte Costituzionale. Rilievi sui quali la Consulta si pronuncerà il 4 ottobre. Ma sul piano politico continua a tenere banco anche il governo di Roma, la capitale, e l'assessore all'ambiente Paola Muraro, nominata da Virginia Raggi, la neo sindaca, per affrontare la questione difficilissima della raccolta dei rifiuti. Dopo tante parole, oggi l'incontro, il sindaco Raggi da una parte e l'assessore Paola Muraro dall'altra, investita dalle polemiche che stanno facendo vacillare la sua poltrona di assessore all'ambiente. Un incontro necessario per chiarire la linea da seguire in vista del Consiglio Comunale straordinario di mercoledì, giorno in cui l'assessore riferirà in aula a Giulio Cesare sulla polemica che l'ha investita poco dopo il suo insediamento. Un appuntamento, quello di mercoledì, invocato dall'opposizione da quando si è appresa la notizia della sua consulenza con AMA, durata 12 anni, con uno stipendio complessivo di oltre 1 milione di euro. Notizia cui è seguita quella delle sue consulenze esterne con ditte che vincevano appalti proprio con la municipalizzata capitolina per la gestione dei rifiuti. Il PD ha presentato un'interrogazione dettagliata a cui la Muraro dovrà rispondere mercoledì, ma tutta l'opposizione, dai Dem a Sinistra Italiana, da Forza Italia a Fratelli d'Italia, ha gridato al conflitto di interessi e ne ha chiesto le dimissioni. Compatto il Movimento 5 Stelle, che ha fatto subito quadrato attorno al sindaco e alla sua giunta. Ma adesso la questione da squisitamente politica potrebbe assumere contorni diversi. La Procura di Roma potrebbe, il condizionale d'obbligo, perché al momento l'assessore non è coinvolto in fatti penalmente rilevanti, chiamare la Muraro a difendersi e quindi iscriverla nel registro degli indagati, dopo i 14 esposti presentati dall'ormai ex presidente di AMA, Daniele Fortini. I filoni su cui si muovono i PM romani sono tre. Primo, il rapporto tra la Muraro e il RAS dei rifiuti Maglio Cerroni, indagato anche per traffico illecito di rifiuti, truffe e frode nelle pubbliche forniture. Al centro il tritovagliatore di sua proprietà. La Muraro voleva farlo funzionare a pieno regime, Fortini voleva chiuderlo. Poi c'è la questione degli impianti di trattamento meccanico biologico. La Muraro aveva il compito di monitorarne la resa, eppure, stando alle prime rilevazioni del NOE, gli impianti trattavano una quantità di rifiuti inferiore a quella richiesta e di una qualità scadente, addirittura nociva. Infine i rapporti della Muraro con Panzironi e Fiscon, già direttori di AMA e coinvolti nell'inchiesta Mafia Capitale. Secondo quanto già accertato dalla Guardia di Finanza, sotto la loro guida l'incarico della consulente Muraro avrebbe fatto un salto di qualità e di compenso. Oltre 1 milione di persone hanno manifestato ieri ad Istanbul in favore del presidente Erdogan, che in seguito al fallito golpe ha arrestato decine di migliaia di insegnanti, di dipendenti pubblici, di giudici, di giornalisti, e che adesso promette ai turchi di riproporre, di reintrodurre nel paese la pena di morte. Ha riempito la spianata davanti al mare di Marmara di sostenitori acclamanti, ha invitato sul palco gli altri partiti presenti in Parlamento, eccetto quello filocurdo, ha provocato nuovamente l'Europa con le dichiarazioni sulla pena di morte, ha attaccato la Germania per il mancato videomessaggio alla manifestazione di Colonia, domani parte per San Pietroburgo per incontrare l'ex nemico Vladimir Putin. Recep Erdogan ha una tabella di marcia serrata che punta diritta al suo grande sogno politico, la riforma presidenziale. Il mancato golpe gli ha offerto un'opportunità straordinaria per epurare, allontanare e incarcerare ogni opposizione.
Inoltre non perde occasione per minacciare l'Europa ventilando l'ipotesi di rompere il patto sui migranti, 6 miliardi di euro per accogliere i profughi nei campi, se non verranno cancellati i visti per i turchi. Ieri è tornato su un tema che sa bene essere contrario ai principi fondanti dell'Unione, la pena di morte. Se il popolo la vuole, il Parlamento la deve ratificare, ha detto. La reazione dell'Europa è arrivata tramite la portavoce Mina Andreeva. Noi non cambiamo linea. Questa scelta porterebbe all'interruzione immediata dei colloqui per l'ingresso nell'Unione. Colloqui che da tempo procedono con difficoltà, al punto che ormai Erdogan sembra aver fatto un'altra scelta strategica, quella di avvicinarsi alla Russia. Domani Putin e Erdogan, accomunati da una deriva autoritaria e dalla politica basata sul nazionalismo, si incontreranno a San Pietroburgo. Le divergenze sulla crisi siriana, con Putin che sostiene Assad e Erdogan che ha provato in tutti i modi a rovesciarne il regime, sembrano destinate ad essere, se non superate, almeno attenuate. I rapporti tra Turchia e Russia sono entrati in crisi da quando lo scorso novembre fu abbattuto un Sukhoi 24 entrato per pochi secondi nello spazio aereo turco. La reazione di Mosca fu un blocco delle importazioni agroalimentari e lo stop al turismo russo in Turchia. In questi giorni di epurazioni, Erdogan ha sostenuto che il pilota che sparò sul jet russo potrebbe essere stato un sostenitore dell'arcinemico Fethullah Gülen. Da domani il quadro potrebbe cambiare. Del resto, fin dai primi giorni post-golpe, il presidente turco aveva lamentato un'attesa lunga 53 anni per l'ingresso nell'Unione. Ora, con la ripresa delle relazioni con Mosca, forse è arrivato il momento di guardare ad est, o almeno di farlo credere all'Europa. E ai confini con la Turchia c'è appunto la Siria, dove anni di guerra civile hanno ridotto quella che una volta era una delle meraviglie del mondo ad un cumulo di macerie. Stiamo parlando di Aleppo, una città distrutta dove centinaia di migliaia di persone sono letteralmente ostaggio delle opposte fazioni. A far capire bene la situazione ci sono queste immagini che state per vedere girate da un drone. La guerra del terzo millennio si combatte anche così, con i video in diretta e attrezzature altamente tecnologiche per mostrare i propri successi sul campo, ma che poi mostrano anche la distruzione. Questa è Aleppo, una città martoriata da quasi 4 anni di bombardamenti, dove sono di fatto intrappolati 250.000 civili che non hanno accesso neppure ai beni di prima necessità. Ad oggi è divisa in due zone, quella parte ovest in mano alle forze del regime di Bashar al-Assad e quella est, roccaforte dei ribelli, guidati dalla coalizione nazionale siriana. Adesso la città si presenta così, mentre affronta quella che viene definita la battaglia finale dall'esercito della conquista, una delle alleanze ribelli che include anche jihadisti dell'ex fronte di al-Nusra. Un annuncio, quello dell'inizio della battaglia per riprendere l'intera Aleppo, che arriva dopo aver rotto l'assedio governativo alla città chiave in Siria, che durava da settimane. La notizia è stata smentita dall'agenzia di Stato Sana'a, che parla invece di ingenti perdite per i gruppi terroristici. Le forze di Assad infatti resistono grazie anche ai bombardamenti aerei russi, cercando di richiudere la battaglia di Aleppo, dove negli scontri, secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani, solo nell'ultima settimana sono morti 700 combattenti di entrambe le parti. Ma la situazione che preoccupa di più forse la comunità internazionale è l'isolamento che stanno vivendo i civili, quelle 250.000 persone condannate alla fame e agli stenti, senza accesso all'acqua. A causa degli scontri che bloccano la città non hanno infatti la possibilità di fuga. Aleppo, che un tempo era patrimonio dell'UNESCO e considerata capitale commerciale della Siria, adesso è un cumulo di macerie, palazzi distrutti e strade irriconoscibili. Immagini spettrali dove non si vedono persone, ma a girare sono rimasti solo i blindati e la guerra, vista dall'alto, è se possibile anche più crudele. Un contesto in cui si inserisce anche l'Afghanistan, un paese dove due docenti, un australiano e un americano dell'American University di Kabul, sono stati rapiti ieri sera in un checkpoint nella zona ovest della capitale. I due professori sono stati raggiunti da alcuni uomini armati mentre erano in auto nel paese. Gli attacchi e i sequestri di stranieri al fine di riscatto sono frequenti, così come in Pakistan, dove c'è stato un terribile attentato a Quetta.
stretta all'interno di un ospedale e sono morte. Il bilancio è destinato a crescere, oltre 93 persone, tra questi due giornalisti e circa 20 avvocati che si trovavano in quell'ospedale perché erano andati a trovare, insomma, per essere vicini ai familiari del capo dell'ordine degli avvocati che era stato ucciso in un attentato precedente. Sono quasi un centinaio i morti e decine i feriti nell'attentato che questa mattina ha colpito l'ospedale civile di Quetta, capitale del Baluchistan in Pakistan. Tra le vittime 25 sono avvocati e due giornalisti. Tra i feriti c'è anche l'ex presidente dell'associazione degli avvocati proprio del Baluchistan, Baz Mohammad Kagar. Ma il bilancio della strage è ancora provvisorio perché alcune persone sono in gravi condizioni. L'attacco è avvenuto vicino all'entrata del pronto soccorso dove era appena stata portata la salma del noto avvocato Bilal Anwar Qazi, presidente dell'Ordine degli Avvocati della regione, ucciso poco prima con colpi d'arma da fuoco. Al momento dell'esplosione almeno 200 persone, tra le quali 100 avvocati, oltre a giornalisti, familiari e conoscenti, si erano radunate nell'ospedale per rendere omaggio al legale ucciso. Alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco dentro la struttura. Non è chiaro se i due eventi siano collegati tra loro, ha detto un alto funzionario di polizia, anche perché non c'è stata ancora alcuna rivendicazione. Chi ha raggiunto l'area subito dopo lo scoppio si è trovato di fronte ad una scena apocalittica, con corpi sparsi sul terreno, vetri frantumati e sopravvissuti in lacrime per lo shock. Secondo il primo ministro della provincia del Baluchistan, Sanullah Zeri, potrebbe essersi trattato anche di un attacco suicida, ma la polizia sta ancora accertando la dinamica dell'accaduto. Zeri ha aggiunto che la militanza si è infiltrata nella provincia come il cancro e che i terroristi stanno ottenendo finanziamenti esteri. Secondo gli artificieri intervenuti sul posto, sono stati usati da 8 a 10 kg di esplosivo. Intanto, il ministro dell'interno della provincia ha annunciato l'avvio di un'inchiesta su quella che giudica una falla nella sicurezza e l'ispettore generale della polizia ha emesso un'allerta massima in tutto il territorio del Sindh, seconda provincia più popolosa delle 4 pakistane. Cambiamo radicalmente zona del mondo, andiamo in Giappone. L'imperatore Akihito, in un discorso preregistrato, ha annunciato al popolo giapponese e al mondo che a causa della sua età avanzata e del suo stato di salute non potrà continuare ad assumere responsabilità importanti e portare avanti il proprio ruolo, ed è questa una chiara allusione ad una volontà di abdicare. In questo suo secondo discorso, da quando è salito al trono, l'altro era stato all'indomani della catastrofe del terremoto, il tsunami del 2011, il primo sovrano giapponese salito al trono da essere umano e non da Dio chiede allo Stato di essere dispensato dai suoi impegni e di cederli al figlio Naruhito, una procedura che però non è prevista dalla Costituzione giapponese. Il premier Shinzo Abe ha prontamente risposto di avere ricevuto il messaggio e che penserà a come procedere. C'è una notizia importante, questa mattina l'intero sistema informatico della Delta Airlines è andato in tilt, non è ancora chiaro che cosa sia successo, di fatto tutti gli aerei della importante compagnia americana sono fermi a terra e si sono creati naturalmente grandissimi disagi in tutti gli aeroporti del mondo, anche a Fiumicino e Malpensa, dove si sono formate delle lunghe code. La Delta, una appunto delle principali compagnie che operano sulle rotte transoceaniche, consiglia a tutti i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Siamo arrivati alle notizie sportive e c'è in primo piano l'Inter. Oggi termina il mio impegno professionale con l'Inter, soluzione condivisa con il club in totale serenità, lo dice l'ormai ex allenatore nero-azzurro Roberto Mancini. Storia di un divorzio annunciato, quello tra Roberto Mancini e l'Inter. Uno dei tormentoni dell'estate calcistica si è concluso intorno a l'una di notte, quando la società nerazzurra ha ritenuto opportuno chiudere il rapporto con l'ormai ex tecnico. Ma ci è voluta tutta la mattina per avere l'annuncio ufficiale dell'Inter. Pochi minuti prima delle 10 sulla chat che l'Inter ha riservato ai giornalisti è arrivato l'avviso che annunciava l'annullamento della presentazione alla Pinettina del neoacquisto Cristian Ansaldi. Sul sito del club il comunicato ufficiale della risoluzione del contratto di Mancini è arrivato dopo le 11. Oggi il centro sportivo rimarrà chiuso alla stampa, gli allenamenti saranno diretti comunque dallo staff di Mancini. All'ex allenatore andranno circa 2 milioni di euro di buona uscita per chiudere un rapporto che si era ormai esaurito da tempo.
Alla base della rottura ci sarebbe il mancato accordo sulla gestione delle operazioni di mercato che Mancini avrebbe voluto condurre in prima persona e in ritardo nel rinnovare un contratto che sarebbe scaduto tra un anno. Divergenze che hanno portato alla conclusione della seconda esperienza del Maccio sulla panchina nerazzurra dopo essere subentrata Mazzarri nel novembre 2014. Ora, con l'inizio del campionato, tra due settimane, si attende l'arrivo a Milano di Frank de Boer. Per l'ex allenatore dell'Ajax, che inizierà immediatamente a lavorare sulla squadra, è pronto un contratto triennale da circa 2 milioni a stagione. Intanto, nella serata di ieri, la Juventus ha dato il via libera per la cessione di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista era arrivato a Torino a parametro zero nell'estate del 2012, scaricato proprio dal Manchester, ed ora il suo ritorno nel club inglese rappresenterà l'operazione più costosa nella storia del calciomercato. Le cifre definitive dell'operazione non sono ancora state rese note, ma è certo che lo United verserà alla Juventus una cifra tra i 110 e i 120 milioni di euro. Altri 18 circa andranno a Mino Raiola, manager del fuoriclasse francese, per il quale è pronto un contratto quinquennale da 15 milioni di euro a stagione più bonus. Il telegiornale finisce qui, rimanete però con noi, c'è TG Cronache con Andrea Prandi che vi racconterà insieme ai nostri inviati a Rio delle medaglie conquistate dal nostro paese. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e a domani.